Quest'anno dovrebbe essere un'annata senz'altro positiva, il buongiorno si vede dal mattino. La strada è lunga ovviamente e dobbiamo restare con i piedi per terra. Però io credo che anche l'incontro di domani potrebbe anche non essere ovviamente decisivo, ma potrebbe dare quella svolta caratteriale, di autostima ancora ulteriore per poter proseguire nel migliore dei modi. Non dobbiamo prenderla come gara, come dire, capitale per il fatto della rivalità adesso con il Crotone, che è poi una rivalità recente, per cui non dobbiamo esasperare nemmeno gli anni. Fa piacere che c'è questo sold out incredibile, dopo quello che abbiamo vissuto nei playoff precedenti. Questo è un buon segno. Catanzaro ha bisogno di rivedere una squadra ad altissimi livelli. La B ce la meritiamo e speriamo che quest'anno, evitando i playoff, si vada direttamente come primi in Serie B. Pietro Iemmella ovviamente, perché ci ha dato questa grande soddisfazione di tornare nella sua città natale dopo aver fatto una brillantissima carriera nelle varie serie. È lui, diciamo, il destinatario dei nostri pensieri maggiori. Vedo molto bene anche altri giocatori che quest'anno il presidente Noto ci ha fatto arrivare. E, oltretutto, anche Van de Put deve, come dire, ritornare un pochettino più ai livelli dell'anno scorso. Ci aspettiamo da questi giocatori tutti un grande impegno, e lo stanno dimostrando dall'inizio di questo campionato. Penso sia una partita come tutte le altre, diciamo una partita normale dove non complica la situazione, è una partita di tre risultati, quindi e poi il campo è quello che decide, ce la giochiamo, loro sono anche una buona squadra, quindi il rettangolo del gioco decide tutto, ma penso che i giocatori che abbiamo sanno quello che devono fare, quindi secondo me, non lo so, è difficile, una partita difficile, perché ripeto, il Crotone è anche una buona squadra. Ma il mio pensiero è un pensiero sereno, nel senso che affronteremo la gara concentrati per cercare di portare a casa la vittoria, perché è importante per la classifica, che il Catanzaro vuole andare direttamente in B senza passare tramite i playoff. Quindi mi auguro che sia una partita corretta in campo e sugli spalti. Soprattutto mi auguro che il mister riesca a indovinare le mosse giuste e mettere in campo una squadra che può ribattere colpo su colpo nei confronti del Crotone. Sono molto orgoglioso di questa squadra, perché sta battendo qualsiasi record, vince tutte le partite, ma non 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-2. Insomma, è una grande squadra, è l'annata buona, ne sono più che convinto, anche se sono di Cosenza. Forza Catanzaro! Mi aspetto una partita aperta che dobbiamo vincere. Cianci è l'uomo che dobbiamo dare fiducia, veramente. Quali sono le tue aspettative per l'incontro di domani, Catanzaro-Crotone? Allora, che vinca sempre il migliore, che sarà sicuramente il Catanzaro, però io spero soltanto che sia uno spettacolo per tutti, io dico solo questo,
Poi niente. Hai un calciatore che secondo le tue aspettative può fare la differenza? Certo, Pietro potrebbe fare la differenza. Affrontiamo una squadra tosta. Noi siamo molto forti. Dobbiamo fare una prova di forza. Dobbiamo dimostrare che noi siamo più forti di una squadra forte. Poi spero che non succedano incidenti, perché è giusto che gli sfottò, i sani sfottò vanno bene. Andiamo a vincere, non abbiamo alternative, ma dobbiamo dimostrare quanto siamo forti. Forse giallorossi e ce la faremo. Il calciatore che può dare la svolta domani potrebbe essere un nostro concittadino, Pietro Iemmello, che amiamo tutti quanti, e spero che faccia la differenza. Spero che vinca il Catanzaro, non so che dire, non so, non ho competenze calcistiche, però ovviamente la squadra del cuore, anche noi la sosteniamo, tutto qua. Quindi. Il Catanzaro, noi andiamo sempre solo il Catanzaro. La 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 la. Sono l'unica che sono rimasta senza biglietto perché è sold out, quindi sono rimasta fuori. Però ci sarà mio marito, i miei figli, tutta la mia razza. E io sono sostenitrice da casa, ma sono molto sostenitrice del Catanzaro. Quindi lo sosteniamo tutti. Lo sosteniamo. C'è un giocatore a cui vorresti dare un messaggio? Era troppo scontato dire Iemmello, non tu mangiare, non c'ho voto. Ma... però mi raccomando, Iemmello, sei tutti noi. Se dovesse capitare un altro rigore, non te lo mangiare. Speriamo bene, perché i ragazzi lo meritano, i tifosi lo meritano, Catanzaro lo merita. Speriamo bene. Gesano, abbiamo preso i biglietti tramite questo amico, ci ha fatto il favore. Noi siamo partiti ieri da Roma, siamo venuti qua stamattina e domani mattina ripartiamo per Roma. Noi abbiamo la gelateria a Roma, abbiamo chiuso tutto per vedere il Catanzaro.
10, Stefano Scognamillo. Con il numero 18, Andrea Ghilani. Con il numero 23, Niccolò Brighenti. Con il numero 24, Dimitrios Sunas. Con il numero 27, Iari Van de Butte. Con il numero 28, Tommaso Rossi.
tutti, anche la famiglia giallorossa. La famiglia giallorossa, sì, sempre. Gli altri pezzi che sono in curva, ma ci siamo tutti la famiglia. Non abbiamo trovato tutti i biglietti insieme. Ciao! Da Napoli, forza Catanzaro, è un Napoli 2 il Catanzaro. Felicissimi di questa vittoria al derby, credo che sia una vittoria meritatissima. Abbiamo affrontato una grande squadra e noi da grande squadra quali siamo anche noi abbiamo vinto. Siamo una giornata di sport, gli spalti pieni, sono veramente felice. Non si vedevano questi spalti pieni da anni e anni, sono felice. Tutto per restarci, l'esperienza serve a qualche cosa, credo io, e noi abbiamo delle idee abbastanza chiare per impiantare una squadra da poterci rimanere. Naturalmente nel calcio non è che tu dici fai questo e poi ottieni, il calcio è per esempio quell'attività imprendibile e non sai cosa ti succede, ma ad ogni modo faremo di tutto per restarci.